Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video dall'oltretomba. Oddio, stamattina volevo dormire di più. 5:30, trin. Stavo anche sognando, un casino, però stavo sognando. E niente, ragazzi, oggi andiamo a Caldana. Oddio, oggi andiamo a Caldana, la terza settimana di ottobre, perché lì saremo poi tutte le domeniche, anche la quarta e la quinta. La scorsa settimana l'abbiamo saltata, ma tanto anche lì ha piovuto, per cui non so che mercatino ci sia stato, no, ma... ha piovuto bene anche lì, no? Ha piovuto bene, sì. Oddio, ragazzi, che sonno. Allora, stavo dicendo, volevo dire qualcosa, non mi ricordo più. No. Siamo a Caldana anche la quinta settimana. Adesso andiamo all'autogrill, ovviamente. Dobbiamo appicciarci, come si dice. Dobbiamo accenderci. Oddio, vi faccio venire sonno pure a voi, mi sa. Perché lo sai che lo sbadiglio è contagioso? Certo. Sbadigliare è contagioso, fa venire sonno, fa venire sbadigliare pure agli altri. Niente, adesso andiamo all'autogrill, ovviamente è notte. E quando arriva la notte, ti ricordi se stavi che passavamo via, era già chiaro. Ah, ma tu le vuoi sapere le news di Pamela Prati? Che questa settimana abbiamo fatto neanche un mukbang. La mattina, Pamela Prati, il mattino. No, amore, guarda, quella donna è di un falso assurdo. Ma chi ci crede? Ma sai che gli ha praticamente signorini l'ha interrogata sul fatto di Mark Caltagirone. Certo. Una palla dietro l'altra, ha detto che non l'aveva mai visto. Ma tu, allora, a prescindere dal fatto che puoi sposarti con una persona che non hai mai visto nella tua vita? No, è dura. Eh? È dura. Cosa è dura? Sposarsi con una persona mai vista. In che senso, amore? Ah, scusa. E dai, di. Non puoi sposarti con una persona mai vista. Allora, a prescindere da quello, no? Che ha detto la palla, che non l'aveva mai visto, ma poi sono uscite fuori le stories, sai, le stories di Instagram, che qualcuno si è salvato, perché sai che le stories durano un giorno, che qualcuno si è salvato e hanno fatto vedere lei che usciva con Caltagirone. No, allora ha una forma fisica stutizia. Ma amore, ma è uno che hanno preso dal marciapiede e gli hanno detto: senti, vuoi fare Caltagirone? Perché siccome, secondo me è andata così, perché secondo me lì a furia di chiedere ma chi è, faccelo vedere, ma chi è, faccelo vedere, dagli oggi, dagli domani ne prendiamo una a casa e facciamo finta che è marcata a girone. Certo. Ma il bello che lei continua a dire che è stata soggiogata, presa in giro, l'hanno truffata, tipo il baschettista lì, il pallavolista, e che lei poi ha nominato anche lui. E allora quello lì, e ha detto il nome che mo non mi ricordo, perché mattina hai capito? Cazzaniga. Vabbè, comunque lei si è fatta ad esempio a quello lì. Ti rendi conto? Ma comunque queste stories qua si vede lei qui al posto del passeggero e lui marca il girone qua. Ma almeno lui, c'è stato qualcuno dall'altra parte di reale, c'erano le telefonate, c'era una persona reale dall'altra parte. Di chi? Di Cazzaniga, cioè almeno tu dici. E infatti c'era una persona. Ma anche da Marco Caltagirone c'era una persona. Solo che quella lì era, non diceva di essere chi non era, giusto? Ma la Prati come ha fatto a sposarsi via telefono? Ma mica si è sposata, ha fatto solo la copertina di chi ha fatto per prendersi, aspetta che questo si deve vedere, per prendersi quattro sorti. Ah, ma possiamo fare il coso di Mimi qua, guarda. No, ma va. Ti stava a dire,
per prendere queste quattro sorti, che poi la Sonia Bruganelli gliel'ha anche detto, e dai Pamela che ci hai guadagnato pure tu, no, non ho guadagnato neanche un soldo, ma chi la vuoi dare a bere? E poi sto fatto che chiagni senza una lacrima, ti dico, mi fa venire il nervoso. Comunque settimana ne parliamo, perché bisogna parlarne assolutamente, perché come mi fa venire il nervoso sta donna, guarda, siamo lì lì con la Soleil, siamo lì lì con la Soleil. E invece l'amico mio, chi è l'amico tuo? Invece anche no, è Sara, quell'altro. È Saratino? No, l'altro. Chi è l'altro? Mi mette il nome. Quello del collegio, il. Quello del collegio. Ah, Pulisher! Che si chiama? Non lo so. Adesso chiedi. Amore, fa troppo caldo in sta macchina, io sto già schiattando. E mi interessa, allora appiccia. Cosa piccio? Appiccia l'aria! Fa il padre di gelato. Com'è che si chiama Pulisher lì? George, no? George, sì. Ah, George l'ho beccato. E poi? Pulisher. Vabbè, comunque, quello del collegio. Sì, ma Pulitan. Vabbè. È lui. Dopo cerchiamo. Vabbè, comunque. Come si comporta, ragazzi? Ma amore, c'è non c'è uguale. È uguale. Se c'è o non c'è, le uguale. Perché si sente, si vede e niente. Vabbè, comunque, ragazzi, a dopo. Poi ne parleremo in settimana con un mukbang, se riusciamo a farlo. Perché qua, allora, noi volevamo prendere il too good to go sta settimana. Per l'esattezza, venerdì. Volevamo prendere il Too Good To Go e farci la nostra solita unboxata del Too Good To Go e mangiare quello che trovavamo all'interno. Beh, il problema è stato che non l'abbiamo trovato, stranamente, non capisco perché. Vabbè, sta settimana ci riproviamo e ci ribecchiamo poi, perché ce ne sarebbe da dire di quella falsa. Vabbè, a dopo ragazzi, ciao. Allora, eccoci arrivati all'autogrill. Opzione con ospiti. Sì, adesso vediamo dove sono. Abbiamo preso appuntamento con dove sono? Allora, eccole, Wonder Woman. Buongiorno. Cappucci de brioche, Marco si riprende e buona colazione a noi. Allora ragazzi, noi siamo arrivati già da un po', sì, anche nella corte qua ci sono i banchetti, stanno ancora allestendo. Allora, noi siamo arrivati già da un po', oggi è nuvolo, sarà coperto tutto il giorno, però l'importante è che non piove, giusto? Adesso andiamo a fare la pipì. E poi torneremo alla base, ovviamente adesso non c'è ancora nessuno. Comunque fa anche freddino, fa. Non freddo, ma freddino. A dopo. No, vabbè, non ho parole. Guarda dove siamo finiti per andare in bagno. Guarda tutti i bonsai. Io non lo sapevo che qua c'erano i bonsai, Marco. Ma per andare in bagno. Allora, abbiamo fatto la pipì. Questa è la zalea. Sì, amore, non è che possiamo perdere tempo qua noi, cioè a leggere tutti. Guarda che belli, però mamma mia, questo qui sembra un piccolo alberello, ma sembrano tutti piccoli alberelli. Oh, mo di meno, Il bonsai vuol dire piccolo albero. Mamma, ma questo è stupendo, ragazzi, dai, questo è bellissimo. Guarda la mia mano, è piccolissimo, sembra gigante. Questo è quelli bellissimi. Le bacche, infatti non mi piace. Questo è carino, ma è un abete questo. Un pino bianco. Un pino bianco, che carino. Ma pino di qua, zalea, c'era anche la zalea. Guarda che bello anche questo, cespuglino. Sì, ma qua ci vuole una pazienza sta presto a sti alberelli, Ma qua c'è un fiore. Uno solo ne ha fatto, pensa tu. Piccolo. Però è chiuso ancora. C'è questo che boh.
Guarda, questo è piccolissimissimo. Ma che bello anche questo. Poi abbiamo questo. Carino. Comunque quello che mi piace di più è quello rosso. Anche perché tra tutti... Mamma, questo qui è gigante, là. Ah, questo è gigante ma è piccolo, è bellissimo. Questo è come velenoso, forse, bianco spina. Ci vediamo con le bacche. Questo. E poi ci vediamo qua. Allora, questi qui, insomma, non sono... Allora, quello che mi piace di più è quello rosso. Guarda quello rosso come spicca in mezzo agli altri. Guarda che roba. Guarda questo che bello, che mi piace un bosco. Sì, è un piccolo bosco, che figo. No, mettiti vicino a quella che piace a me. No, non mi piace, mettiti là. Dai, andiamo a fare la foto di copertina. Ah, ma questi qua nel mezzo non li abbiamo visti. Vabbè. Se no, se la copertina io che mangio, sembra mai sempre a me. Dopo vediamo se fare questa o l'altra. Sei bello. No, ho chiuso il video invece di fare la foto. Va bene così, dai. Allora, eccoci, l'ora del pranzo. Siamo arrivati. Ah, il riso adesso. Dopo facciamo il secondo round. E nel frattempo... Questo tienilo per il riso dopo. Allora, apri, amore. Un po' tu mangi solo il riso. No, mangi solo il riso. Qua trovate la più grande sotto l'ora. Dopo che quella lì comprerà se questo è ho visto, infatti. Ma l'ha provato? Spezzatino, buttati. E la Cri ha preso. Polenta con lo zola. Ma che cosa gli hanno fatto? Ma lo stai uccidendo sto cofanetto qua, È il caldo che ha colato la plastica. Buona. Vedi che anche qua è tutto bombato. Ha colato la plastica. Buona. Buon appetito. Buon appetito. Amore, com'è? Era abbrasato e... Cioè, stra buono. Il cinghiale è proprio... Però c'è un sacco. Accattato qua in montagna. Stava passeggiando e ha messo una pulita. Amore, ma com'è? Ma sicuramente è cacciato qua. È veramente buono. Allora, eccoci, è arrivato anche il primo di Piera. Mamma, che bello! Ha un profumo che è eccezionale. Ma adesso devi farci la prova. Certo. Dai, assaggiamolo, amore. Te vai alla grande oggi, perché c'è qua anche, ancora... C'è un bicchiere di mosto. Ascolta, amore, ma Rido volevo assaggiarlo anch'io dopo. Non si può. Perché... Ah, c'è pure il mosto, sai. Che mi ha detto che il riso è per me. Guarda che Max è brava a cucinare, Sì. Strano che non c'è su il parmigiano, che lui di solito se lo porta. È vero. Ma oh, mi fate venire l'acquolina. Guarda che bello. È vero, Guarda che lui si diverte a fare, mi diverte a mangiare. Guarda, c'è proprio il funghetto. Mm-hmm. È buono? Guarda che c'è da finire anche questo, te. Non preoccuparti, te. Oh, con calma. C'è più tempo che assaggiamo, vita. Piera, con me. È buono? No, è saporito, Ti piace? Buonissimo. Meno male, dai, buon appetito. Allora, io sono in una postazione strategica, Marcolino a sinistra, qua c'è la Cri con il suo bel gazebino, guarda la fiumara di gente che c'è. È bello. Guarda le gemelle Kessler. Allora, questi sono i cappelli che fa la Cristina. Ho già finito questo. Sono belle tutte e due. Allora ragazzi, la giornata è finita. Amore, così bello. Dai, fai un bel... Le chiavi della macchina. Un attimo, facciamo un bel... Spolliciate se il video vi è piaciuto. Poi... Amore, aiutami. Condividete. Ah, condividete. Oddio, io sono cotta, ragazzi. Dindondan. Campanellate e a prossima, ciao.